Il Teramo centra il primo successo stagionale nel primo impegno ufficiale della stagione, battendo qui allo stadio Bonolis il Monterosi 2-0 grazie ad una doppietta di Birligea nel secondo tempo. Pratica sbrigata tutta nella prima frazione per i biancorossi, con il Monterosi che ha messo in evidenza ancora diversi limiti, proprio essendo formazione neopromossa in Serie C. Con Valentini messo ufficialmente nella lista dei partenti, c'è Tozzo a partire titolari tra i pali nel primo impegno appunto per il Teramo. Malotti fa invece il suo esordio nel tridente d'attacco, unica variazione nei giocatori di movimento rispetto al test contro il Castelnuovo. Non succede nulla fino al 18° del primo tempo, d'azione di pressing proprio in quel momento però del Teramo, di Kieremateng nello specifico. Buono perde palle, Mungo serve il pallone che Birligea deve solo spingere in rete per il vantaggio del Diavolo. Al 23° matura quella che sarà l'unica vera occasione per il Monterosi, con un bel dialogo tra Adamo e Polidori, il cui tiro di prima intenzione però finisce di pochissimo a lato. Un minuto più tardi, azione dalla sinistra del Teramo con Malotti che vede il movimento verso la porta di Mungo, il centrocampista però non riesce a liberarsi per il tiro, lo fa invece Viero con palla deviata in calcio d'angolo. Al 30° poi il Monterosi perde uno degli uomini migliori, ovvero Alessandro Polidori, per un contrasto, si fa male cadendo sul gomito sinistro e rimedia anche una lussazione ed è costretto a lasciare il campo. Al suo posto entra il 2002 Luciani. Al 39° poi arriva il raddoppio del Teramo, ancora sull'asse Mungo Birligea. Mungo serve il secondo assist infatti all'attaccante che si libera di Borri che finisce a terra e protesta poi anche per il contatto subito ed infila ancora Marcianò per il 2-0 del Diavolo. La ripresa offre poco poi nella fase iniziale, Bernardotto fa il suo esordio dopo il quarto d'ora al posto di un Malotti non ancora in condizione, con Birligea che dunque vira verso l'esterno d'attacco. Al 26° Kieremateng lascia a Birligea che di prima intenzione non trova la porta. Questa sarà l'ultima azione dell'italo-ghanese che lascia il campo poi a Fiorani ed a un ottimo Viero che invece dà spazio a Cucurullo. Per effetto di questi cambi Mungo viene spostato in avanti sulla destra del tridente. Al 43° matura quella che sarà l'ultima azione degna di nota della gara, infatti Fiorani a terra, Polito in aria. Per il direttore di gara non ci sono dubbi, da segna il calcio di rigore per il Monterosi. Dal dischetto però Adamo centra il palo e sulla ribattuta nessun giocatore, nessun compagno di squadra laziale è pronto a spingere la palla in rete. Per il Teramo dunque una buona prova generale in ottica trasferta di Chiavari contro la Virtus Entella in programma sabato prossimo, e poi si ritroverà ancora qui al Bonolis il 15 settembre per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia.